si sta salendo, stiamo facendo il passo Gardena che faremo fra 2 giorni in bici. Ammetto che cominciamo a sentire la tensione per questo evento, cominciamo a essere emozionati e anche tesi, almeno io sono teso, anche perché il tempo non è dei migliori, comincia a essere un po' fresco, non ce l'aspettavamo, quindi speriamo che domenica il tempo ci dia quelle 6 ore di tempo per farlo asciutti e abbastanza al caldo, direi. Tiro parco gara. E il primo passo l'abbiamo fatto verso la salita. Che il nostro Gabri ha ritirato il pacco gara e ci siamo. Siamo pronti? Ecco, domenica saremo qua, in mezzo al casino più finito, e si partirà da qua. Quindi niente, siamo arrivati in stanza, ci siamo portati le nostre biciclettine in stanza. Siamo andati prima a ritirare i nostri pacchi gara, che sono esattamente qua. Adesso è il momento, facciamo come tutti gli youtuber che si rispettino. E è arrivato il momento dell'unboxing. Secondo me questo è il gilet, l'antivento. Oh, che bello! Che bello! Lo si prova un attimino. Bellissimo, ragazzi. Logo maratona. È il nostro. Qua vediamo. Wow! Devo dire, veramente bello, ragazzi. Questo nastro nuovo per la biga, il mio numero 74. Pensate voi, patto con i VIP. Sarà dura, patto con la gente forte. Io, vabbè, una borraccetta, una bottiglietta di prosecchino. Ah, questo bisognerebbe, almeno da quello che vedo dall'Instagram, come fanno i prof, se lo mettono sul canotto della sella. Piccolo caffettino insieme. Due volte. In gambita, dai! Oggi si fa il passo Campolongo come scaldo e poi domani niente, domani parte tutto. C'è una marea di ciclisti, è troppo bello. Il nostro videomaker, che molto di più. Eccoci qua al passo Campolongo. Oggi tappa facile, tra virgolette. Oggi si è fatto poco, ma siamo già stanchi. Madonna, sto casco sempre storto. Eccoli qua tutti che salgono. Buongiorno all'alba delle 4:20. Eccoci qua la mattina della maratona. Qua fuori sembra che ci sia un tempo discreto. Eccoci qua appena svegli. Sulle 4:30. Dai, pensavo peggio. Mi sento abbastanza in forma. Adesso andiamo a fare colazione veloce. Dopo ci cambiamo. Abbiamo già preparato tutto sulla nostra bici ieri sera, perché sapevamo che stamattina, se no, si litigava. Di certo, se lasciavamo qualcosa al caso. Quindi dai, almeno non ho l'ansia del preparare. Quindi adesso colazione e dopo pronti per andare giù alla partenza. Siamo partiti dall'hotel, anziché le 5:30. Il giorno che non partiamo alle 10. Alle 10 abbiamo già finito il giro. Felici. Non siamo neanche troppo addormentati, no? No, sì. Neanche infreddoliti, che pensavo di aver paura del freddo, invece no, sembra bene. Lì il luogo ritrovo con il gruppo Arcese. Col gruppone. Cosa ne pensi, Silvia? Carica? Esatto. Barbara, Luis, tutto iniziato piacevolmente giovedì sera con l'apertura ufficiale del villaggio a Badia. Un minuto alla partenza! Allora, prima salita sta andando, stiamo facendo tranquilli, dirò, è buona. Dai, vediamo, ne abbiamo un po' di salita da fare, vediamo se non saltiamo. La Fiumana. Arrivo al passo Campolongo, primo passo andato, yeah! Iniziata la discesa dal Campolongo, siamo tutti ingarellatissimi. Primo passo fatto e abbiamo fatto anche la discesa. Bravo, grazie. Quanto cazzo vai? Aiutiamo, guarda, secondo me così facciamo un gruppo. Vero? Sì. Siamo in 3. Sento che... Guarda che bello! Proprio una squadra, stiamo facendo la squadra. Proprio team. Ci arriva qualcuno da dietro che ci fa la foto. Grande! Sto tirando. Sono sul gregario.
Ci siamo. Tra poco vedremo la Silvia che è davanti. Si entra in Trentino. Lo accompagna la fidanzata Silvia e quindi sono lasciati durante la gara. E dietro tutti i gregari, perché devo dire che Kevin, oltre a fare questa avventura ovviamente con un arto solo, ma è anche accompagnato dalla sua spada. Sì. Kevin, cosa significa pedalare qui? Beh, è un'emozione unica pedalare in questo ambiente bellissimo e ti senti super libero, è veramente super emozionante. Poi sapere che lo sto facendo in una condizione che anni fa mi sembrava sfortunatissima, ancora più bella. Anche in questa situazione, insomma, vivere la vita con normalità, la cosa, esatto, è la cosa migliore. Discesa dal portale. Questa bellissima discesa. Seconda salita fatta, ne mancano ancora tante. 1000 metri fatti, sì. Adesso inizia la selva, quello un po' più ripidino. Ok. E poi andiamo giù verso fare il passo Gardena, passiamo dallo Scialichera e ci fermiamo per lo Strude. Ottimo, direi. Bene, bene, bene. Madonna, che bello. Ma hai fatto una bella zona per fare il video. Per fare il video. Matteo, come va? La Silvia che ammira il panorama che la circonda. Fammi una foto. Ti faccio cosa? Cosa vuoi poi? Cosa vuoi poi? Siamo arrivati anche al Passo Selva, siamo ora. È fatta anche questa. Bozen, entriamo a Bozen. Giusta e meritatissima pausetta. Con un bel caffettino. Aspetta, arriva la grappa. Cos'è questa? Ultima salita dei quattro passi, dopo si rifà il campo longo e dopo il falsargo. Vediamo se la Silvia non scoppia che è dietro la telecamera. La firba qua. Bello comunque, eh? Ecco qua la mia gregaria preferita. Che mi sta 1006, sta andando bene, abbiamo fatto ristoro, siamo reintegrati con un po' di sali minerali e corretto grappa per Kevin. Sì, ne ho bevuta poca però, perché sennò muoio. E ora mancano 1002 più o meno. Beh, un po' di più direi, un po' di più. Anche il Gardena è andato. Ti vedo stanco. Assolutamente, mi sono mangiato troppo. Buono, si vede. Stiamo ritornando al punto di partenza, quindi fra poco si comincia col medio. Stiamo ritornando alla partenza. Secondo campo longo di giornata. I muscoli cominciano a essere un pelo duri, però tengono ancora, quindi dai, speriamo resistano per fare il falsargo. Mancano 2 metri di dislivello ai 2000. Ci siamo, ora uno. Esatto, 1100 metri mancanti, ora. Secondo campo longo di giornata. Ali, ali, ali. I cartelli dicono che si fa il falsarego. Che dici te? Ho fatto fare il giao, volevamo fare il lungo invece. Sì, siete obbligati a fare il medio. Firba! Si comincia a stancare, eh?
teniamo duro, mancano 31 km, sì dai, e dopo è fatta, quindi dai, ormai, a meno che non esplodiamo male, è fatta. Falzarego, stiamo facendo a tutta. Grande Kevin. E via. Stiamo facendo proprio un bel ritmo, stiamo andando su VAM 650-700, quindi dai, buona. Ultimi chilometri di Falzarego. Che bella sta salita, bellissima, super divertente, wow. Ultimi 2 chilometri al passo Falzarego. Si cominciano a sentire i metri. In arrivo al Falzarego. Quasi finita, ragazzi. Da qua arrivano quelli del lungo, quelli forti del lungo. Noi siamo arrivati da quella direzione lì. Oh, ce l'abbiamo fatta. We made it, non siamo esplosi. Grande Kelly, qua c'è il capitolo del tempo. Grande, ci avevano detto che se avessimo tenuto sto ritmo saremmo esplosi, invece ce l'abbiamo fatta. Cazzo, grandi. Matteo, aspettiamo un po' più in prima. Sì, 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 lo faccio volentieri, una pausetta. Guarda la Silvia, sei stanco finalmente. No, ho male a sedere, questa sera fa male. Grazie, grazie mille. Ultimi chilometri e ora c'è sto famoso Mur del Jat, dove butteremo fuori l'anima. Bravo, Mur del Jat, ce la stiamo facendo. Ale, ultimi chilometri all'arrivo. Qua mi dite che mancano 4 chilometri, ci siamo. Una formazione al completo. Siamo quasi all'arrivo. Ultimo chilometro! Gli ultimi 200 metri! Grande! Guarda, dove sta la guarda qua, dove non si vede! Abbiamo fatta a portare a termine anche questa avventura, non si sarebbe mai detto veramente, però si è fatta anche questa, incredibile, bravi. Direi che ci stiamo facendo una bellissima mangiata con questo sfondo. Sei stanco? Forse mangio. E si beve anche, direi. Esatto. Nostra avventura. Una finisher, io non sono mai stata una finisher. Dessert finale per recuperare bene l'energia. Che domani ci aspetto un'altra 3000. Ah sì? Sapevo mica io. L'hai scoperto bravo. Ragazzi, per finire questa maratona delle Dolomiti, una bella mangiata, fatta bene. Sei contenta? Certo. E direi all'anno prossimo. E seguiteci, guardate i nostri video e fate sport, perché è troppo bello.